Ciao a tutti, buongiorno, bentrovati o ben ritrovati se siete qui spesso. Io Io sono sono Nicole, sono un'insegnante di numerologia esoterica e in questi brevi video diamo un'occhiata all'energia della settimana per sapere un pochino che cosa ci aspetterà a livello energetico e quindi un po' anche come prepararci ad ad avere un avere atteggiamento il più possibile fluido rispetto a quello che appunto intorno a noi potrebbe accadere. Entriamo nel 41 nello specifico, quindi sempre quarantina, sempre le energie che abbiamo un po' osservato la scorsa settimana, però andiamo nello specifico in quello che il 41 ci può passare come tipo di energia e di conseguenza che tipo di passaggio di consapevolezza potremmo avere l'opportunità di fare. Il 41 è detto la cornucopia, quindi è un'energia di grande abbondanza. Il senso è questo: noi, il 41 diventa un 5, quindi noi abbiamo l'opportunità, ricordate il 5 legato al cambiamento, e soprattutto a smettere di guardare fuori attraverso i 5 sensi, ma cominciare ad ascoltarsi dentro, quindi entrare in noi stessi più profondamente, dove si trova la vera abbondanza. Infatti è bellissimo vedere come l'aura Soma, che vedremo dopo, ma vi faccio questa piccola anticipazione, la bottiglia 41 è oro su oro, l'oro è detto è il colore della saggezza. E la saggezza è associata all'anima perché non è conoscenza. Per cui cornucopia e abbondanza sono legate alla possibilità di andare dentro e sentire in noi quella saggezza che ci accompagna. Ora, noi abbiamo nel 41 l'energia che arriva dal 37. Il 37, se ricordate, era la capacità di visione, di vedere oltre, dove altri non vedono. Un 37, 10, 1, quindi un'energia di nuovo. Ecco perché il 41, l'1 del 41 viene dal 37, 10, 1. Così vi do qualche extra informazione. Per cui in realtà abbiamo la tendenza a essere in difficoltà e a dover trovare una forma di compromesso, perché la nostra visione spesso gli altri non la riescono a vedere, non la riescono a riconoscere. Questo compromesso in realtà è funzionale a far sì che ci sia un reale passaggio di contatto a un sentiero spirituale, perché la verità è che anche quando nel momento in cui noi possiamo avere una visione avanti rispetto anche ad altri, ma non nel senso che siamo più furbi, nel senso che c'è qualcosa che possiamo vedere solo noi e altri no. E quindi in realtà questa tendenza può portarci o a irrigidirci perché gli altri non vedono e quindi mi isolo, mi arrabbio, mi allontano, oppure trovare una forma di compromesso che in realtà è non allontanarmi da quello che sento vero per me e accettare che gli altri possano non comprenderlo, accettare che questo possa anche allontanarmi dagli altri, ma non per scelta perché sono arrabbiato, ma perché comincia a esserci una scelta diversa da quella che le persone intorno a me tendono a fare. E ripeto, questo è il modo per avvicinarci, grazie anche al 41, appunto, a un sentiero più spirituale, più in contatto con quella che è la nostra verità. E una cosa molto bella del 41 è che dice che ha la capacità di riconoscere Dio nella natura, Dio dietro alla vita che in realtà ci circonda. Questa visione, di nuovo, è un po' la visione del 37 amplificata. Il contatto con la natura, la visione della magia in ogni cosa intorno a noi era legata al 37. Il 41 fa un passaggio oltre, al di là della magia, riconoscere Dio nella natura. Cosa vuol dire? Riconoscere che c'è un movimento di saggezza in ogni cosa, che c'è una direzione, che il sentiero tracciato ha un senso, ha un significato. Non è per forza sempre cogliere il significato nell'immediato, di solito il significato lo cogliamo dopo aver vissuto le diverse situazioni, però riconoscere che c'è questa parte e quindi è un grande supporto in realtà nel vivere quello che stiamo vivendo. Una delle grandi sfide del 41 è che rischia di essere spietato con gli altri, perché se non riusciamo nel compromesso, nell'accettare che gli altri possano non comprendere e eventualmente allontanarci, rischiamo in questa energia di dire agli altri come fare, di imporre la nostra visione, la nostra volontà. È comunque un uno, quindi è anche volontà, sugli altri, anche con una modalità di espressione estremamente diretta. Quindi una cosa alla quale il 41, scusate, dovrebbe prestare particolare attenzione è come sceglie di trasmettere quello che sente, quelle che sono le sue visioni. Non so se ricordate, il 14, che comunque sono legati, 41 e 14, era anche il potere della parola, per cui come scelgo di parlare, come scelgo di mettere in campo l'energia e questo fa una grandissima differenza. Per esempio, io nella mia vita non comunico sempre come comunico nelle dirette che voi sentite, ho dei momenti molto diversi da questi, però cerco di, quando posso, di scegliere di comunicare in modo più morbido, più delicato, non imporre.
E questo può fare veramente la differenza. Non sempre ci si riesce, ma una cosa alla quale tengo assolutamente a ritrasmettervi è che la differenza la fa la nostra intenzione. Non è tanto le scelte che poi facciamo, se sono quelle giuste o sbagliate, se parliamo in modo sbagliato perché feriamo la persona. Non esiste giusto e sbagliato in questo senso. Esiste la consapevolezza e l'intenzione che porto, che metto in campo, è quella che fa la differenza. E Li Ching, che parla di, si chiama diminuzione questo esagramma, parla della necessità di sacrificare, lasciare andare tutti quei sentimenti a cui siamo fortemente attaccati. I sentimenti a cui si riferisce sono il desiderio, sono la repulsione, la rabbia, sono quelle energie alle quali siamo a un livello ancora aggrappati. Io, mi repelle il comportamento di quella persona. Oppure desidero ardentemente una cosa piuttosto che un'altra. In realtà il senso della diminuzione è proprio che lasciando queste energie ci ricreiamo un nuovo punto di partenza. Perché se siamo consapevoli, di avere la necessità di lasciare andare parte dell'ego, riusciamo di conseguenza a non lasciare più che sia l'ego il leader della nostra vita e delle nostre scelte. Però in realtà, chiaramente, Li Ching parla tanto dell'umiltà e di quanto sia importante sentire che abbiamo bisogno di supporto. Infatti, in realtà, anche chiedere aiuto all'universo, a un Dio se qualcuno ci crede, a una qualsiasi figura che per noi può essere importante, può essere anche un caro, una persona cara che non c'è più, si può anche alzare il telefono e chiedere, ma questo è un altro discorso. In questo senso, avere quell'atteggiamento di richiedere un supporto dall'esterno ci mette in un atteggiamento di forte umiltà e questa parte è veramente fondamentale per fare questo passaggio, però è importante anche quando chiediamo aiuto non avere dubbi sul fatto che lo riceveremo, perché questo fa una grossa differenza. Noi di solito dubitiamo finché non riceviamo, non abbiamo le prove. Teniamo presente questo aspetto perché è possibile riuscire a cambiarlo. E quando l'ego, diciamo, tende a comandare, quello che è importante notare è che noi cerchiamo intorno a noi conferme di quello che già pensiamo. E questa è una tematica molto forte in questo periodo storico. Ne parlavo con mia sorella 18enne poco fa, perché noi ci troviamo in un mondo dove, su internet, dove quando noi facciamo una ricerca perché qualcosa ci interessa, o addirittura forse ne parliamo e il telefono ci sente, in automatico su tutti i canali noi troviamo quello che già ci interessa. Quindi se abbiamo un'idea di qualcosa, tendenzialmente su internet ci verrà offerto tutto quello che conferma quello che è la nostra idea. Perché? Perché internet, che siano i social, che siano canali di ricerca, è interessato a farci stare il più possibile attaccati a internet. Per cui se leggiamo qualcosa che internet sa ci interessa e conferma quella che è la nostra idea, internet vince perché ci tiene attaccati di più. Però che cosa accade? Che noi perdiamo l'opportunità di osservare tutti i punti di vista. E l'ego rafforza questa energia, cioè, ma noi adesso, al di là di questo esempio, che secondo me è importante anche avere presente che cosa accade oggi, nel qui e ora, ma in generale noi abbiamo la tendenza, quando siamo nell'ego, a cercare quello che conferma le nostre teorie. Per cui è importante notarlo, come anche cerchiamo tantissimo di essere compresi, che era un po' quel concetto ho la visione e voglio che gli altri la comprendano. Non è importante lasciare andare, essere compresi, io ho bisogno che tu mi capisca, io ho bisogno che tu mi ascolti. È un bisogno, il bisogno non è animico, è egoico. Perché ne ho ancora bisogno? Perché non credo abbastanza in quello che sento, non riesco a credere in me. Solo da sola, diciamo, che poi in realtà nel momento in cui noi crediamo veramente e non dubitiamo, intorno a noi vedremo che tutte queste energie di sfiducia non ci toccano più, se non che addirittura cambiano. Per cui in realtà anche quando riusciamo a fare questo passaggio, facciamo attenzione a essere saldi sulla nostra scelta di lasciare andare questi bisogni. Perché è lì che l'ego comincia a buttare fuori rabbia, frustrazione, scalpita, sta cercando di tirare gli ultimi colpi per riportarci dalla sua parte. Tutti gli aspetti da tenere presente, solo per essere più consapevoli. La bottiglia di Aurasoma, oro su oro, si chiama Eldorado. Eccola qui. Opa.
E questa bottiglia ci parla di osservare, vedere ciò che la vita ci sta offrendo, intesa come la saggezza, cioè la verità è che la vita ci offre anche situazioni pratiche, pragmatiche, ma quella che è veramente l'offerta di ogni esperienza che viviamo nella nostra vita, ogni situazione, ogni persona, è di coglierne la saggezza. Per cui la bottiglia ci ricorda di osservare questo, e l'oro in realtà nella sua parte più sfidante porta le paure irrazionali, quelle cose che ci attanagliano allo stomaco, ok, ce l'ho fatta, che lo chiudono, che ci creano quasi panico. E queste energie, queste paure sono quelle che vi dicevo buttano anche magari fuori rabbia, tutte quelle energie che possono portarci a stare veramente male e quindi tornare a cercare sicurezze e quindi conferme e quindi persone che ci comprendano. Quindi vedete come sono legate queste due parti. L'oro invece in sé ci porta veramente a fare quel passaggio di ascolto profondo, di seguire quello che dentro di noi proviamo e possiamo cogliere. Di nuovo, l'oro ci parla di ricordarci che quello che possiamo fare è cogliere la saggezza dalle situazioni che viviamo, soprattutto quelle sfidanti. Nelle situazioni non sfidanti, noi non ci facciamo grosse domande, non ci fermiamo più di tanto, anche se sarebbe importante farlo in ogni istante, perché veramente ci sono tantissime situazioni in cui noi ci troviamo a portare avanti comportamenti automatici senza osservare perché facciamo delle scelte, perché abbiamo certi atteggiamenti, certi pensieri. Guardate, è fondamentale rallentare, rallentandoci diamo il tempo e lo spazio di ascoltare nel qui e ora cosa vogliamo fare, cosa ci sentiamo di fare e farlo. O quantomeno le prime volte almeno sentirlo, poi magari non riusciamo a farlo veramente, però già cominciare a sentire che cosa vogliamo è un bel passo avanti, perché ripeto, non è assolutamente scontato. Guardiamo il Tao che cosa ci dice del 41. Un erudito di alto livello sente parlare del Tao e comincia a metterlo in pratica diligentemente. Un erudito di livello medio sente parlare del Tao, trattiene delle cose e ne perde delle altre. Un erudito di livello inferiore sente parlare del Tao e si mette a ridere. Senza quella risata non ci sarebbe il Tao. Ci sono detti edificanti su questo. La via luminosa sembra buia, la via che avanza sembra retrocedere, la via facile sembra difficile, la vera forza sembra debolezza, la vera purezza sembra impura, la vera chiarezza sembra oscura, l'arte più alta sembra banale, l'amore più grande sembra indifferenza, la saggezza più profonda sembra ingenuità. Il Tao è nascosto e senza nome, e soltanto il Tao nutre e porta a compimento ogni cosa. Per me è veramente molto bella questa sezione del Tao. Mi fermo solo sull'ultima parte. Soltanto il Tao nutre e porta a compimento ogni cosa. Questo è un concetto molto bello che porta ad avere grande fiducia, secondo me, perché una certezza è quella che l'universo sta andando sempre di più verso la consapevolezza, verso un'espansione di consapevolezza. Per cui in realtà qualunque cosa noi facciamo, la direzione è quella, l'universo andrà sempre verso l'espansione, noi non torniamo mai indietro. Quando apriamo una porta di consapevolezza non esiste che facciamo un passo indietro, non rischiamo di tornare indietro. E questa cosa è molto importante e preziosa. Tanto che in realtà se abbiamo questa fiducia nell'universo supportiamo tutto questo, ma è bello vedere senza quella risata non esisterebbe il Tao, che è fondamentale anche la dualità, anche la nostra interpretazione delle cose, perché il Tao, il simbolo del Tao bianco-nero è movimento tra due energie. È importante esplorarle entrambe con la fiducia che tutto quello che accade è funzionale e che ci insegna e ci può dare una buona dose di saggezza se scegliamo di osservare. E di fidarci, ripeto, il concetto di fiducia è veramente importante. Vi abbraccio, mi auguro una bellissima giornata. Sono d'accordo per Gemma sul fatto che è importante e bellissimo che non si possa tornare indietro. A volte in realtà c'è chi se lo chiede. Vi faccio una piccola parentesi. Quando si comincia a fare un sentiero spirituale, come il 41 un po' ci dice, spesso è difficile perché dubitiamo di quello che sentiamo, perché le persone intorno a noi pensano che siamo completamente matti per il semplice fatto che stiamo cambiando atteggiamento rispetto a quelli che avevamo prima.
possiamo sentirci da soli, possiamo sentirci non ascoltati e tutto questo può portarci a volerci fermare. È possibile che accada, è possibile che ci fermiamo, è possibile che ci prendiamo delle pause, ma quando abbiamo cominciato a mettere il naso oltre, non sarà possibile rallentare più di tanto, cioè non potremo fermarci, non potremo tornare indietro. E se riusciamo a fare quel passaggio, quello scavallare il momento di forte difficoltà legata a quello che accade intorno a noi e anche dentro di noi, perché appunto non è slegato quello che accade fuori e dentro. Si apre un mondo e cominciamo a capire come funziona e quindi la volta successiva in cui continueremo a fare un passaggio saremo in difficoltà perché di nuovo ci sentiremo soli perché le persone intorno a noi non comprendono, sapremo che è così che funziona e ci faremo convincere meno, dubiteremo meno di quello che sentiamo e saremo più veloci nel fare questo passaggio. Basta, mi fermo, mi abbraccio di nuovo forte e ci vediamo la prossima settimana. E grazie come sempre di essere qui.